La notte scorsa, poco prima delle 3 di domenica 14 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Lazzaro 76 a Vicenza per l'incendio di un piccolo appartamento al piano terra di una casa del comune. Una persona è stata portata in salvo con l'autoscala, nessuno è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza successivamente in rinforzo da Arzignano con due autopompe, un autobotte, un'autoscala, altri due mezzi e 14 operatori coadiuvati dal caposervizio hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Nessuna persona si trovava in casa, nell'alloggio dove è divampato l'incendio. Il complesso abitativo, composto da 10 appartamenti, è stato evacuato da tutte le persone, tra cui l'uomo fatto uscire da una finestra dopo averne serrato la grata in ferro e portato in salvo con l'autoscala, impossibilitato ad uscire per il vano scale invaso dal fumo. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme nell'appartamento, evitando un rogo generalizzato. Inagibile l'appartamento dove sono divampate le fiamme, quello corrispondente al primo piano e parzialmente fino alla giornata di oggi, quello al secondo. Tutti gli altri condomini, dopo i controlli di salubrità dei locali, hanno potuto fare rientro in casa. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba di domenica.